Buongiorno, buongiorno e bentrovati nella nuova diretta di Tele4 alla mezzanotte. Tra ieri ed oggi, quindi l'ultima mezzanotte per così dire, è scattata la nuova ordinanza regionale che ha tutta una serie di limitazioni, alcune delle quali però vanno precisate, in particolare, in primis, quella relativa alle consumazioni all'aperto. Non si può consumare cibi o bevande nelle prossimità dei bar e dei locali che fanno asporto o in qualunque luogo si vadano a creare assembramenti. Dunque, quello che io posso fare, però, per esempio, siccome ci sono state chiamate, mail, eccetera, se io prendo il caffè, mi allontano, sono in un luogo isolato, posso berlo passeggiando, così come una bottiglietta d'acqua. Questo è assolutamente consentito, a patto che non si creino assembramenti. Quindi, insomma, questa è la cosa fondamentale. Questa è la cosa da precisare, così come c'è da precisare la situazione per l'attività sportiva. All'aperto stiamo cercando di metterci contatto con Hermes Canciani, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Vediamo se riusciamo in qualche modo a collegarci. Abbiamo qualche problema di collegamento Skype, strano, perché abbiamo fatto anche in altre occasioni. Adesso vediamo se riusciamo appunto a collegarci e a perfezionare questa prima parte di trasmissione, che appunto avrebbe lo scopo di precisare quello che possono e non possono fare le società sportive in questo momento particolarmente complesso. Adesso riprovo ancora, vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro ospite delle 13. Poi naturalmente 13:20 il telegiornale e poi la diretta di Tele4 che ci porterà sino a questa sera. Allora, visto che non riesco in qualche modo perfezionare questo collegamento, ci provo ancora una volta, poi eventualmente passiamo ad altro, perché così ovviamente non posso andare avanti ancora molto. Eccolo qua, mi pare abbia risposto, eccolo qua. Ben trovato Hermes Canciani, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio del Friuli Venezia Giulia, e chiedo se è possibile accendere anche una luce nell'ufficio, perché ecco, così va già meglio. Ben trovato. Allora, leggo quello che abbiamo letto un po' tutti sulla nuova ordinanza della Regione Friuli Venezia Giulia relativamente all'attività sportiva. Sostanzialmente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli del DPCM del 3 novembre, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, che quindi proseguono, sono sospese le attività, compresi gli allenamenti degli sport di squadra e di contatto, come previsto dall'articolo sempre del DPCM. Che cosa significa? Perché c'è stato un po' di difficoltà di comprensione, diciamo così. Non significa purtroppo nulla, in quanto questa ordinanza fa riferimento al DPCM del 3 di novembre e appunto all'articolo 9,D c'è scritto che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e che non è di 1 metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. Questo significa che gli allenamenti cosiddetti in forma individuale possono ancora essere effettuati. Ecco, questa tra l'altro è una considerazione che avete fatto, se non sbaglio, anche assieme agli altri presidenti delle federazioni basket e pallavolo, quindi siete tutti consci di questa situazione, che sostanzialmente non ha modificato lo stato dell'arte. No, non ha modificato lo stato dell'arte, perché si parla di sospensione degli allenamenti dello sport di contatto, quindi i cosiddetti allenamenti delle nostre società. Io non voglio assolutamente andare a fare il presidente di altre federazioni. La nostra richiesta, mia, del presidente Michele e del presidente Adami, era proprio in quello spirito, cioè sul fatto di sospendere anche gli allenamenti in forma individuale degli sport di contatto, in quanto i numeri attualmente che abbiamo attualmente in regione di contagiati e di positivi sono particolarmente elevati
e quindi abbiamo fatto un ragionamento a lunga distanza. È meglio chiudere adesso per poi riaprire prima possibile. Non è stata recepita nella maniera, secondo noi, corretta, però come sempre il mondo dello sport si adegua e noi obbediamo a quello che c'è scritto qui. Certo, quindi in sostanza le vostre attività sono sospese, però uno che non so, in un parco pubblico potrebbe fare ginnastica con 10 persone distanziate l'una dall'altra e sarebbe nella norma, diciamo così, senza utilizzo di spogliatoi. Sì, anche in un centro sportivo, anche in un campo dove, logicamente, sportivo, dove le amministrazioni comunali, che per il 95% delle nostre impianti sono proprietarie, appunto di questo, è possibile svolgere attività sportiva, quindi allenamenti individuali, che significa ad esempio fare passaggi, fare tiri in porta o fare degli schemi, basta che non ci sia il contatto fisico e soprattutto che non ci sia il famoso assembramento. Certo. Avete avuto un'interlocuzione anche oggi con la regione dopo l'ordinanza? No, oggi no, abbiamo avuto ieri, l'ha avuto anche il presidente del CONI, a proposito avevamo anche proposto il fatto di andare a individuare come singole federazioni gli atleti e le categorie che potevano fare allenamento, visto appunto quello che c'è scritto, ma poi il provvedimento non ha tenuto conto di questo e quindi rimaniamo le condizioni che erano precedentemente state stabilite. Certo, venendo a quella che è la vostra situazione del calcio in questo momento, qual è lo stato dell'arte dopo tutta questa ordinanza e questo momento chiaramente difficile per tutti? Ma c'è parecchia confusione, come puoi immaginare, perché logicamente prima sì, dopo no, poi forse. Noi abbiamo diverse società di tutte le categorie che non si stanno allenando e invece abbiamo delle altre società che si stanno allenando, qualche volta in maniera corretta e tante volte, ahimè, in maniera non corretta. La nostra raccomandazione era proprio in quel senso. E cioè che noi non riprenderemo l'attività sportiva, i cosiddetti campionati, senza un'adeguata preparazione e quindi daremo la possibilità di allenarsi 2/3 settimane prima di iniziare i vari campionati. Ok. Capisco e sono consapevole che l'attività sportiva in un momento come questo per i nostri ragazzi è fondamentale, però bisogna anche capire ed essere consapevoli che i dati della pandemia in Regione Friuli Venezia Giulia sono particolarmente complessi e quindi voleva essere un piccolo aiuto da parte di queste tre federazioni nel contenimento dell'andamento epidemiologico. Quindi io ribadisco, perché siccome come ha detto appunto Hermes Canciani, che ringrazio anche per essersi collegato con noi, da casa c'è confusione. Io ribadirei con un titolo e le chiedo proprio di avallare il titolo, cioè niente sport di contatto all'aperto, ma gli allenamenti individuali sono consentiti. È corretto? Corretto, Ecco, corretto. no, mi scusi se sembra un dialogo interpersonale, però la gente da casa ha bisogno di chiarezza, anche se è una chiarezza che magari, come dire, non fornisce elementi nuovi, ma è la cosa più importante capire di cosa stiamo parlando dopo un po' di confusione, diciamo così. Sì, perché questa cosa sta praticamente questo argomento è in discussione da venerdì scorso con delle interpretazioni diverse. E finalmente ieri sera c'è stata l'ordinanza e quindi, come ho detto prima, non rispecchia quelle che erano state le nostre richieste, però, come ho detto prima, noi l'accettiamo e continueremo nel nostro percorso andando a sensibilizzare tutte le società che intendono continuare con gli allenamenti individuali di rispettare in maniera completa, in maniera pedissequa, quelle che sono le disposizioni. Ecco, poi c'è l'altro aspetto naturalmente, come stanno vivendo questo periodo le società sportive, magari le piccole società, quelle che si devono, come dire, anche sostenere e mantenere, non guardare solo il futuro agonistico, ma proprio la tenuta societaria, perché questo è molto importante. Ma ecco, il fatto dell'allenamento individuale può essere in alcuni versi il fatto di mantenere il contatto con la base. Noi come Lega Nazionale Dilettanti, e io personalmente, penso di non dire un'eresia, sarò uno dei primi che appena ci sarà possibilità farò ricominciare le attività, proprio perché ritengo fondamentale non spezzare quel legame fra atleta, società, atleta, allenatori, atleti, famiglie, società, federazione di conseguenza. E quindi in questo momento le società, specialmente quelle più piccole, vi vivono una situazione di assoluta, come posso dire,
una considerazione assolutamente negativa, in quanto pensavamo, dopo quello che era successo durante la primavera, che questa benedetta di pandemia ci avesse lasciato, e dopo un inizio che è stato scoppiettante, perché ricordo che noi siamo partiti il 13 settembre, abbiamo avuto la possibilità di disputare 6/5 turni di campionato più dei turni di coppa, sto parlando dei dilettanti, non dei settori giovanili, ci siamo trovati di nuovo uno stop. Quindi la considerazione che le nostre società fanno è una considerazione di questo tipo. Abbiamo investito risorse per andare a rispettare i protocolli, abbiamo speso, perché chiaramente, non so, dico gli affitti dei campi, che magari a Trieste in questo momento non vengono incassati, ma in altre realtà sì, ma tutto il materiale sportivo, tutti i rimborsi e spese, e in questo momento non possiamo svolgere l'attività. Logicamente si adeguano, perché come ho detto prima, questa è una situazione assolutamente eccezionale, però sicuramente non stiamo vivendo bene questo periodo. Certo, certo. Credo che la speranza sia quella in qualche modo di vedere con l'anno nuovo un calo dei contagi e via via poter insomma, riprendere i campionati, concludere il più possibile i campionati. Questa è la speranza di tutti, però il momento è difficile. Ma guarda, io ti dico una cosa, se al mese di dicembre, alla scadenza del DPCM, dovessimo trovarci in una situazione benevola, non farò altro che chiamare come al solito la società e chiedere loro se ci fosse la disponibilità di togliere addirittura pausa natalizia e di riprendere subito le attività sportive. Questo perché abbiamo bisogno di muoverci, abbiamo bisogno di ricreare quell'ambiente, logicamente, di normalità, che abitualmente è una brutta parola, però in questo caso è fantastica, per riprendere quelli che sono i rapporti e dare la possibilità a tutti, logicamente, di vivere in una maniera quasi normale. Certo, certo, anche perché soprattutto i ragazzi ne hanno bisogno dopo aver vissuto la primavera e dopo aver avuto la speranza di tornare a una situazione regolare, diciamo così, e invece siamo precipitati di nuovo in una situazione che non sappiamo come evolverà, no? Perché addirittura il Presidente ha detto siamo condati da zona gialla, ma visti gli ultimi contagi, venerdì potrebbe addirittura scattare la zona rossa, quindi problemi ancora più gravi per altre categorie. Quindi bisogna insomma in questo momento in qualche maniera tenere duro. Io ringrazio molto Hermes Canciani per aver parlato con noi in un momento complicato, perché è evidente che le cose non sono state tutte capite in maniera proprio trasparente dall'inizio ieri, e oggi abbiamo cercato di fare chiarezza in sostanza. Grazie a voi, grazie per l'opportunità che mi avete dato e che ci avete dato a noi federazioni per cercare nel limite del possibile di chiarire. Approfitto per mandare un forte abbraccio a tutte le società e a tutti gli sport, perché in questo momento quello che è importante è tenere duro, non mollare, perché sicuramente ne verremo fuori anche da questo brutto periodo. Grazie, grazie ancora a Hermes Canciani per questo collegamento, un saluto e alla prossima occasione utile. A voi. Grazie, grazie, a grazie voi. Ancora. Allora, abbiamo una telefonata in linea, la sentiamo, pronto? Pronto? Prego. Pronto, sono io, Massimo. Prego, Massimo. Volevo sapere quando riapri gli stadi. Come? Quando aprono gli stadi. Ah beh, stadi. Guardi, questo magari le potessi dare una risposta, purtroppo al momento non lo sappiamo e credo che ancora per parecchio tempo sarà molto molto difficile. Mi dispiace, ma è così. Va bene? Le mando un abbraccio, capisco perfettamente questa sensazione di non poter andare allo stadio, la capisco perfettamente e condivido insomma questo momento che insomma è difficile anche da questo punto di vista. Ci sono ovviamente cose più importanti, ma questa fa parte della nostra vita, quindi non si può fare finta ovviamente di niente. Sono tempestato da messaggi ovviamente dopo questa intervista con Canciani della Federazione Italiana Gioco Calcio, perché chiaramente
ha fatto capire che ieri c'è stato qualche problema, diciamo così, di comunicazione e comprensione sull'ordinanza regionale. Questo appare evidente dalla necessità di queste precisazioni. Quindi non guardate il titolo che c'è in onda, perché è quello che sapevamo fino a qualche istante fa. La verità è: niente sport di contatto all'aperto, che tra l'altro possa prevedere anche l'utilizzo di spogliatoi, che in questo momento sono off limits, ma sono consentiti gli allenamenti individuali, cioè in un centro sportivo piuttosto che in un campetto all'aperto, i ragazzi a 2 metri di distanza che fanno ginnastica senza venire a contatto e con le distanze del caso possono farlo. Giusto o non giusto, questo non sta a noi dirlo, a noi sta a comunicare la verità, l'essenza di quelle che sono le ordinanze che vengono promulgate. Ci scusiamo se alle volte è anche un po' difficile, ma poi pian pianino correggiamo e cerchiamo di dare l'informazione giusta, che al momento, se non sbaglio, Tele4 è l'unica che su questo tema ha per il momento precisato come stanno effettivamente le cose. Grazie a Canciani, un attimo di pubblicità e poi c'è TG. Bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi è entrata in vigore la nuova ordinanza regionale, che pone una serie di nuove limitazioni e raccomandazioni. Tra queste c'è il tema in primis dell'autobus, ovvero la forte raccomandazione ai cittadini di non utilizzare i mezzi pubblici salvo motivi di necessità e urgenza. Poi la questione dello stop alla consumazione di cibi e bevande fuori dai bar o dai locali in cui si esercita l'asporto. Le voci dei triestini e le precisazioni del caso del nostro Gianluca Paladini. Dalla mezzanotte scorsa è scattata l'ordinanza che sconsiglia fortemente di andare a trovare i parenti e di utilizzare i mezzi pubblici se non necessario. Ma andiamo a sentire cosa ne pensano i triestini. Cioè, logico. E lei lo prende solo se necessario? Solo per tornare a casa. Se è pieno, meglio aspettare un altro. E i giri in bus? Noi abitiamo a San Luigi, parcheggi non ci sono. Problema, veniamo giù sempre a piedi, però dopo torniamo con l'autobus per forza. Giusto. Se no non ne usciamo più fuori. Penso che sia giusto, ma non è sempre così, perché chi va a lavoro comunque ha bisogno di quell'orario, quindi lo prende per forza maggiore, no? Per esempio si sta muovendo per necessità. Per lavoro, sì sì. In effetti le fermate degli autobus sono semideserte e i mezzi di Trieste Trasporti quasi vuoti. Poi c'è da dirimere la questione relativa alle consumazioni di cibi e bevande all'aperto. Citando l'ordinanza, è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, nelle vicinanze degli esercizi di vendita e comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti. Quindi, banalmente parlando, se prendo un caffè e mi allontano dal bar, posso sorseggiarlo per strada, a patto di non essere in mezzo ad altre persone. Altra questione, la forte raccomandazione di evitare visite a parenti o amici. Ho tutti i parenti, cioè tutti vicini. Penso insomma ai parenti che se possono andare, no? Anche chi che ha qualcuno in ospedale che non si può andare nessuno. Non ti dico niente d'altro. Mario, sì, giusto. Chiaro. È giusto, in questo momento è giusto, bisogna stare alle regole, perché già così siamo messi male. E sui giri in bus cosa ne pensi? Sì, dipende, se gli anziani hanno bisogno di compagnia, lasciarli soli non so se è l'alternativa giusta. L'altra precisazione fondamentale l'abbiamo fatta qualche istante fa nel corso della diretta con Hermes Canciani, presidente della Federazione Gioco Calcio del Friuli Venezia Giulia, ovvero sugli sport all'aperto. Niente sport di contatto all'aperto, ma gli allenamenti individuali restano consentiti, il che vale a dire che sostanzialmente non cambia nulla rispetto al DPCM e quindi le squadre che si organizzano con 10 persone all'aperto distanziate a fare allenamento individuale senza contatto e senza utilizzo di spogliatoi possono ancora farlo. Questa è una precisione doverosa che riprenderemo anche nel TG della sera.
Sempre per quanto riguarda le misure anti-Covid, per quanto riguarda i controlli delle forze di polizia, quattro persone sono state indagate dalla questura perché si sono allontanate dalla struttura di accoglienza a Fernetti a Prosecco. Si tratta di tre afghani, di cui una donna e un cittadino serbo. Sanzionate 11 persone durante il coprifuoco, 102 i locali controllati. Voltiamo pagina e torniamo a tornare della telenovela dei Tronchi di Basovizza, che sono comparsi anche a Banne, in un'altra area di interesse della comunella locale. Sulla questione è intervenuto a Sveglia Trieste il già sindaco di Trieste Roberto Cosolini del PD, che all'epoca del suo mandato da sindaco aveva lanciato un progetto per il rifacimento del parcheggio di Basovizza. Ce ne parla Laura Bucarella. Alla zona di Banne anche qui sono comparsi i tronchi a delimitare appunto quest'area, la vediamo il gesto rivendicato dalla comunella di Banne. La telenovela dei Tronchi si arricchisce dunque di un nuovo capitolo, quello di Banne, dopo il caso di Basovizza, dove in pochi giorni sono stati più volte posizionati, tolti e poi rimessi gli alberi e i massi per impedire il parcheggio delle auto in quell'area rivendicata dalla comunella. Un problema ben noto anche a Roberto Cosolini, che 5 anni fa da sindaco presentò un progetto per realizzare un parcheggio in quell'area, poi mai portato a termine per problemi di natura economica neppure dall'amministrazione successiva. Sì, c'era anche un'esigenza di creare delle aree parcheggio a Basovizza, perché Basovizza è in particolare in determinati momenti della settimana piuttosto affollata. Da un lato credo sia, voglio dire, legittima sicuramente la posizione di chi, rivendicando la titolarità della proprietà di quel sito, chiede probabilmente un riconoscimento da parte del comune. Forse può essere necessaria un'intesa anche simbolica che la riconosca. D'altro canto va detto che di quel flusso di persone che frequentano Basovizza vive anche una microeconomia locale. Al di là del progetto naufragato, l'ex sindaco auspica una soluzione non attraverso le vie legali, ma con il dialogo e il raggiungimento di un accordo tra comune e comunelle. Ragionevolmente credo che comune e comunelle possano e debbano trovare un'intesa su un tema che è il rapporto tra l'istituzione e, diciamo così, il riconoscimento storico delle comunelle. È un rapporto complesso. È sempre meglio, piuttosto che perseguire la via giudiziaria, è sempre meglio la via della ricerca di un'intesa. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, con l'amico commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno, ben trovato. Sì, buongiorno, ben trovati a tutti voi, un saluto a tutta la cittadinanza. Iniziamo con il dire che è stata una mattinata, diciamo, di routine, senza particolari accadimenti, un paio di sinistri stradali ma che rientrano nella statistica, niente di grave comunque. Il traffico in questi giorni è giocoforza diminuito e non abbiamo avuto particolari interventi e anche al momento non abbiamo altro. E segnalo il viale Miramare tra via Bovetto e piazzale 11 settembre in direzione costiera, è stata fresata un tratto di strada, perciò attenzione soprattutto per chi circola con i mezzi a due ruote. E mi segnalano anche il rifacimento di segnaletica orizzontale nel rione di Roiano, perciò attenzione eventualmente che ai veicoli parcati se ci sono dei divieti temporanei. Per il proseguo della giornata non abbiamo niente di particolare in cartello, io vi restituirei la linea. Grazie a De Grassi, grazie alla Polizia Locale per il lavoro sul territorio. Arriva un'agenzia peraltro molto pesante che riguarda la situazione del Covid in Slovenia, 59 decessi nelle ultime 24 ore, il record dall'inizio della pandemia per la vicina Repubblica, con un tasso di tamponi positivi che supera il 23%, Slovenia peraltro ancora ovviamente in stato di lockdown. Detto questo, è stato presentato questa mattina il progetto dell'Urban Center di Trieste, lo ha seguito per noi Laura Bucarella.
Qui sono stati spesi 4,5 milioni di euro, è un progetto il più importante direi in regione dal punto di vista del peso economico che portiamo avanti come progettazione europea. Ricordiamo che l'aspirazione di questo posto è contenere aziende del settore high tech e bio high tech. Segna ufficialmente l'avvio dell'operatività dell'Urban Center la presentazione attraverso una conferenza online del nuovo gestore della struttura di Corso Cavour. Si tratta del raggruppamento temporaneo di imprese tra Bio for Dreams di Milano, R&B Gate e Bio Valley di Trieste e Polo Tecnologico di Pordenone, risultati vincitori del bando di gara europeo. Parliamo di sviluppo, io posso già dirvi dell'impegno di questa amministrazione affinché l'Urban Center possa essere completato anche in futuro con l'ultimo piano, che è lo sviluppo che darà effettivamente a questa struttura quel tocco in più che potrà renderla tra le più interessanti nel panorama italiano. Non solo uno spazio di incubazione di imprese, hanno spiegato gli assessori comunali Lorenzo Giorgi e Serena Tonel, ma un luogo di partecipazione e incontro attraverso la fruizione di spazi aperti allo scambio di conoscenza e informazione. Ci tengo a sottolineare come questo sia uno spazio innovativo nella forma e nei contenuti. È uno spazio anche di co-working e questo lo riteniamo molto importante perché è un'opportunità per le imprese e i professionisti che lavorano appunto con l'innovazione e con contenuti tecnologici di scambiare le proprie esperienze e le proprie professionalità e le proprie conoscenze. Ha destato molta simpatia il video postato sul proprio profilo Instagram da Jean-Claude Van Damme, sì, proprio lui, la star delle arti marziali, che danza su una terrazza dell'hotel Excelsior, il Savoia per chi non lo conosce con l'altro nome. Van Damme nel video ha parole di elogio per la città e si unisce così a una schiera di star internazionali affascinate da Trieste. Hi guys, I'm in Italy. In Trieste, just arrived yesterday. Look how beautiful it is. Il signore che da una delle terrazze dell'hotel Excelsior danza sulle note di un pezzo che a tutta prima sembra essere di Barry White è Jean-Claude Van Damme. L'attore belga, fino a qualche tempo fa star di prima grandezza dei film di arti marziali, ha postato questo video sul proprio profilo Instagram e fra una mossa e l'altra, non proprio coordinatissime va detto, ha detto un gran bene del panorama. Certo, più che uno spot per la città, giacché nel video altro non si vede se non la stazione marittima e il mare, potrebbe sembrare una pubblicità per l'hotel, ma alla fine poco importa, giacché nei commenti al video che si possono leggere sul social, parecchi sottolineano più che positivamente la porzione di città mostrata dall'attore. Alcuni follower italiani gli chiedono di prolungare il soggiorno nel nostro paese e di visitare anche la propria città. Insomma, comunque la si voglia vedere, per Trieste è stato un bel momento di promozione internazionale, che si aggiunge, va detto, alle parole altrettanto lusinghiere pronunciate e postate da Samuel L. Jackson nella primavera dello scorso anno a Trieste assieme a Ryan Reynolds, Salma Hayek ed Antonio Banderas per le riprese di Hitman Bodyguard's Wife, film la cui uscita è stata posticipata al prossimo agosto. E a quelle di Patti Smith, protagonista l'autunno scorso di due applauditissimi concerti a Rossetti. Certo, sono passati i tempi in cui John Collins, che a Trieste girò alla fine degli anni 60 Stato d'assedio, L'amore breve, definì deprimente la nostra città, anche se è vero che non tutte le star o supposte tali che arrivano da noi si rivelano gentili e disponibili. Sono stato un po' transon. Tranquillo. Ma purtroppo non ti riprendiamo più. No, non mi potete riprendere, quindi continui a riprendere. Ok, va bene. Se uno dice, diciamo, va bene così, italiano, ok. Va bene così, sì. Ok, però noi siamo nella nostra città. Scusaci se siamo triestini. E vabbè, Umberto Bosazzi ci ha messo il carico finale, come si dice in questi casi. Allora, procediamo invece con la triestina. Davis Mensah, grande protagonista della vittoria contro la Fermana, è stato ospite ieri sera nel salotto del Caffè dello Sport e ha tracciato un po' la strada assieme ai nostri ospiti per trovare continuità di risultati. Che in copertina la triestina vincente per 3-1 in casa con la Fermana con un partitone di Davis Mensah. Sono contento a livello personale, da tanto che non segnavo, sono contento. Io personalmente non devo rilassarmi perché di solito quando faccio una buona prestazione abbasso un po' la cattiveria e come mi
diceva anche il mister ieri, devo alzare l'asticella e cercare di continuare così. Adesso il passo successivo della Triestina deve essere quello di non subire magari lo schiaffone per poi reagire la partita successiva, ma di avere sempre l'atteggiamento giusto, la mentalità. Poi, per carità, può capitare di perdere o di non giocare bene, perché questo fa assolutamente parte del gioco, ma l'atteggiamento, l'arrivare prima sulla palla deve essere una costante. Elemento negativo sul 2-0, quel gol subito che rimette un po' in gioco psicologicamente gli equilibri, è molto rischioso perché dopo la squadra avversaria si gasa e c'è il rischio dopo di prendere come magari con l'Arezzo il due pari. Poi l'elemento positivo, subito il 3-1 immediato, certo, che rimette le cose a posto e anche quindi la testa dei giocatori si riallinea. Sottolineiamo la sua velocità eccetera. Ieri a me è piaciuto anche e soprattutto perché ha giocato da punta sostanzialmente, quindi lavorando anche tanti palloni spalle alla porta, che non è sempre stato il suo pane. Anche il primo anno con Sannino giocavo da seconda punta e il mister mi chiede di attaccare la profondità, anche perché comunque la mia caratteristica è la velocità, ma ora arriva insomma il difficile, il bello anche per me. Devo continuare così, non rilassarmi, anche perché non c'è proprio tempo, si gioca ogni 3 giorni e bisogna portare i punti a casa. Allora, diamo ancora uno sguardo alla situazione meteo, cielo sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà buona moderata, con raffiche più sostenute di notte a Trieste, minime tra i 4 e i 7 gradi, massime tra gli 11 e i 13 gradi, sostanzialmente la situazione molto simile anche nella giornata di domani, mercoledì 25 novembre, ma la bora sostanzialmente sparirà lasciando spazio al sole e al cielo sereno. È tutto per il TG, restate con noi.